Io coordino un centro di collaborazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è stato attivato dall'OMS di Ginevra 20 anni fa ed ogni 4-5 anni viene rinnovato sugli argomenti che l'ente internazionale reputa siano un mandato di lavoro utile dal punto di vista della odontoiatria di comunità. A nome di questa istituzione, circa 2 anni e mezzo fa siamo stati chiamati dal Ministero Salute, perché si chiamava ancora così, dell'Italia, per avere un parere sull'odontoiatria. Nel paese Italia l'odontoiatria è molto poco sviluppata all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, il cittadino quindi si deve rivolgere all'odontoiatria privata per avere soddisfazione ai suoi bisogni, sia preventivi che terapeutici. Le malattie del cavo orale sono strettamente legate ai comportamenti dei cittadini e in questa misura sono altissimamente prevenibili. Fare un intervento quindi educativo opportuno di prevenzione porta, come in altri campi della medicina, grandissimi risultati. È vero che di problemi dei denti e delle gengive difficilmente si muore nei paesi industrializzati, è altresì vero che in tutti i paesi industrializzati la più grossa spesa sanitaria del cittadino è proprio rappresentata dall'odontoiatria. Il Ministero Salute di allora, quindi, decise di dare adito a un grosso progetto di prevenzione nazionale, che fu finanziato con dei fondi dedicati alla prevenzione che il Ministero aveva, e questo progetto è partito, è stato realizzato, è finito e io ve ne vorrei accennare agli estremi. Il primo argomento di lavoro del progetto di prevenzione fu la messa a punto di linee guida nazionali sulla prevenzione delle patologie dentoparodontali nei bambini e sulla promozione quindi della salute orale. Per mettere a punto queste linee guida in base alle disposizioni del Ministero Salute è stato costruito un gruppo di lavoro che comprendeva i rappresentanti nazionali di tutte le associazioni dei pediatri, quindi la SIP, la FIMP, la SIN, e tutte le figure necessarie per legge a studiare le linee guida. Sono stati coinvolti una fetta di odontoiatri, pediatrici e di comunità che presentavano nei loro curriculum le caratteristiche adeguate all'argomento su cui le linee guida hanno voluto lavorare. Gli argomenti di cui ci siamo occupati sono stati la prevenzione della carie, che ancora oggi affligge a 4 anni d'età il 21% dei bambini italiani e a 12 anni di età circa la metà della popolazione italiana. Questi dati sono stati recuperati tramite un'indagine epidemiologica nazionale, la quarta che è stata fatta dagli anni 80 ad oggi. Quindi abbiamo affrontato l'argomento della prevenzione della carie, abbiamo affrontato la prevenzione della gengivite, le patologie delle mucose e le malformazioni dei mascellari, a grande richiesta dei pediatri perché in realtà la necessità di intervenire con apparecchi ortopedici e ortodontici dei bambini italiani sembrerebbe essere molto elevata nella misura in cui quasi tutti vengono coinvolti da una terapia ortodontica mirata. Queste linee guida sono state studiate con le solite modalità, ci siamo divisi in gruppi in modo che ogni gruppo di lavoro avesse all'interno tutte le sue componenti. Abbiamo raccolto la letteratura scientifica, l'abbiamo valutata in base ad un protocollo comune e poi abbiamo fatto molte riunioni per formulare le raccomandazioni. Questo lavoro è finito a dicembre dell'anno scorso, le linee guida sono state istituite dal ministero precedente, riconfermate da questo ministero e sono state quindi ultimate, sono state diffuse, messe sul sito del Ministero Salute e sono state diffuse con eventi formativi
assolutamente dedicati per, da 6 mesi a questa parte, riteniamo che vengano diffuse ulteriormente perché molto richieste. Alle linee guida ha partecipato anche il Movimento Italiano Genitori, il MOIGE, che ha ritenuto opportuno non solo partecipare come componente del gruppo di lavoro, ma anche diffonderle sul proprio sito dopo un'opportuna traduzione degli stessi al fine di renderle estremamente fruibili per i genitori italiani. Questo è stato il primo passo del progetto nazionale di prevenzione. Il secondo passo è stato quello di attuare un censimento delle strutture pubbliche odontoiatriche presenti sul territorio italiano, perché al Ministero questo dato mancava. È stato fatto con moltissima fatica, perché non tutti i dati della produzione odontoiatrica all'interno del Servizio Sanitario Nazionale sono recuperabili tramite i computer, quindi in alcuni casi sono stati richiesti e i conti sono stati fatti a mano. Abbiamo consegnato al Ministero questo censimento con l'intento di verificare quante prestazioni venivano erogate, quante possibilmente sui bambini e quante sugli adulti, e quante in particolare sulla prevenzione. Ci auguriamo che il Vice Ministro utilizzi questi dati per formare meglio gli operatori che ha e per magari dare a questi operatori degli obiettivi che siano comuni e raggiungibili in tutto il Paese. La terza parte dell'intervento nazionale di prevenzione è stata pratica. Buona parte dei fondi messi a disposizione sono stati dedicati ad un progetto che ha visto coinvolte in 4 realtà italiane tutti i bambini di 7 anni di età. Le realtà dove abbiamo agito sono state la città di Sassari, la zona circostante l'Università La Sapienza di Roma, la ASL 2 di Lecce e la zona di Scampia a Napoli. Sono stati invitati tutti i bambini di 6 anni, i quali sono venuti in massa. Il rifiuto a prestarsi a questo intervento di prevenzione è stato bassissimo, inferiore al 10%. Questi bimbi sono stati visitati, puliti, motivati all'igiene orale della bocca ed è stata applicata una vernice sui primi molari permanenti, che è una metodica di alta efficacia nel prevenire la carie. Questo modello è costato relativamente poco, per ogni bambino abbiamo speso 15 euro e quindi è un progetto pilota verificato, valido, a cui la gente ha risposto e che potrebbe essere riformulato dalle regioni che ne hanno intenzione.